Una cerimonia sobria, ma che anche quest'anno ha reso omaggio alle forze armate impegnate in missioni di pace o di soccorso, come avviene nel canale di Sicilia o nella Terra dei Fuochi. Sono passati 100 anni dall'inizio della Grande Guerra, ma ancora oggi è importante trasmettere alle generazioni future il senso di questa festa, iniziata stamattina davanti al Monumento dei Caduti di Piazza Vittorio Veneto, prima con la cerimonia dell'alzabandiera e dopo con un significativo messaggio del Presidente della Repubblica, secondo cui per prevenire e combattere fanatismi e minacce crescenti serve un cambio di rotta culturale. Qual è il contributo appunto delle forze armate in un periodo di pace come questo? Beh, il contributo è sotto gli occhi di tutti, nel quotidiano attraverso varie operazioni che vengono svolte sul territorio. Ricordo soltanto la Terra dei Fuochi, ricordo anche strade sicure, ma nelle emergenze, nelle calamità naturali e poi qui a Palermo anche col ponte Baile che servirà a risolvere i problemi del traffico. Io colgo l'occasione, vi ringrazio della possibilità che mi date per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa sobria ma significativa cerimonia. Un abbraccio particolare ai bimbi che con la loro presenza hanno reso festoso questo momento che è solenne e che è importante per tutti noi italiani.